Allora, Massimiliano, ti chiedo se ti faccio la domanda Terracina. Che cos'è per te Terracina? Beh, Terracina rappresenta le mie origini, Terracina il mio passato, che è comunque la mia famiglia, tutto quello che ho vissuto fino ad oggi fa parte di Terracina, no? Dove nasci, dove cresci, dove hai gli amici, hai la famiglia, quindi rappresenta una, se non tutta, quasi la totalità della mia vita. Ecco, oggi sei ritornato a Terracina e sicuramente è un'emozione grande. Ci puoi raccontare che cosa hai vissuto nel momento in cui sei stato chiamato per ritornare nella tua città? Beh, c'è stato una... inizialmente così, era nata un po' per scherzo, quando parlavamo col presidente così, allora ti dessero al Terracina, di qua, di là, poi invece la cosa si è concretizzata, è venuta fuori un bel progetto, una bella situazione dove ci sono le basi, i presupposti per poter fare qualcosa di importante per la nostra città, e questa è stata la cosa che mi ha spinto appunto a tornare qui a casa, perché è un po' il mio sogno nel cassetto, quello di riuscire a creare qui dove c'è voglia di calcio, dove c'è veramente fame di calcio, dove sono cresciuto io anche calcisticamente, cercare di fare qualcosa di importante, qualcosa che rimanga negli annali. Quindi noi ce la metteremo tutta e speriamo di dare soddisfazioni alla nostra gente. Ecco, se tu oggi ti metti a pensare che sei nato qui, sei nato a Terracina e giocherai, stai per iniziare la tua nuova stagione con il Terracina, cosa ti viene in mente? Beh, mi viene in mente tanta responsabilità, tanta... Se vedete pure la prima intervista che abbiamo fatto insieme, c'è stata tanta emozione, no, da parte mia, nonostante abbia fatto tantissime interviste nella mia carriera, anche su palcoscenici importanti, però questa emozione ha un sapore particolare, perché quando torni a casa è sempre qualcosa di speciale, qualcosa che non hai mai vissuto da altre parti, e al di là della categoria, che veramente conta relativamente, qui si tratta proprio di un discorso extra calcistico, no? Perché qui rappresenti la tua gente, rappresenti la tua città, quindi c'è quel qualcosa di magico, di speciale, dove sai che non puoi fallire, che devi dare tutto te stesso, che hai tutti gli occhi puntati. Ma questa cosa è una delle cose per la quale, insomma, mi piace affrontare questa sfida e poter appunto cercare di far gioire questa gente come merita, come sono tanti anni che non lo fa. Ecco, hai parlato di responsabilità, sicuramente sarà per te una responsabilità in più, sappiamo che non ti spaventa, però sarà una responsabilità in più avere per tutto il campionato la fascia al braccio. Assolutamente, come dicevamo prima, questa è un'ulteriore responsabilità, ma anche nei confronti dei miei compagni, perché prima di tutto io rappresento la mia squadra, i miei compagni, no? E quando scendi in campo tu indossi la fascia da capitano della squadra, che poi è anche la fascia della città, quindi rappresento un po' il simbolo di tutta questa situazione, quindi questo sicuramente mi responsabilizza ancora di più, ma mi dà quella forza ancora di più per poter insomma cercare in tutti i modi di dare il mio contributo in campo e fuori dal campo. La tua carriera parla per te, diciamo, tanti anni tra i grandi, Serie C, Serie B, addirittura anche la Serie A. Cosa ti porti dietro da queste esperienze e che emozioni hai vissuto? Beh, diciamo che da quando ero piccolino io venivo a vedere le mie partite qui con mio papà, e la cosa che più mi rammarica è che lui non mi ha visto giocare in Serie A, perché è venuto a mancare un po' prima. Però se sono arrivato lì è soprattutto grazie alla mia famiglia. Nel momento della crescita, dove ho attraversato un periodo difficile, mi dicevano tutti che ero piccolino, che facevo vari provini, andai addirittura a fare un provino con il camion della frutta del Di Fondi fino a Lanciano e venni scartato, no? Perché no, sai, piccolino fisicamente, no? Di qua, di là, solite cose che si dicono. Però lui mi ha sempre spinto a non mollare, mi ha sempre spinto a dare tutto fino alla fine per non avere rammarici, no? O rimpianti. E io, grazie a lui, veramente
ho resistito, ho continuato e alla fine mi sono tolto la soddisfazione di giocare addirittura in Serie A, quindi l'unica cosa che appunto però mi porto dentro, la cosa brutta, è quella che lui non mi ha potuto vedere in questa situazione. Ecco, la Serie A insegna tanto, non soltanto a livello calcistico, a livello tecnico e tattico, insegna molto soprattutto nei modi di comportarsi, di saper stare all'interno di uno spogliatoio, di saper gestire uno spogliatoio e soprattutto le emozioni, saperle contenere e saperle anche a volte lasciar espandere. Cosa ti porti dietro in questa categoria quest'anno e nei prossimi anni dalla Serie A e cosa pensi di poter insegnare ai tuoi compagni? No, hai detto bene, no? Cioè, gestire le emozioni è la cosa più importante, perché poi quando si parte, passatemi il termine, con i favori del pronostico, che tutti pensano è arrivata la corazzata a destra e a sinistra, il calcio mi ha sempre insegnato che sulla carta non conta nulla, conta sempre quello che fa in campo e anzi a volte, la maggior parte delle volte, chi parte con i favori del pronostico non arriva mai alla fine. Perché poi in campo c'è da mettere altre cose, oltre all'aspetto, alla qualità tecnica, c'è da metterci qualcosa in più a livello proprio di cuore, a livello di fame, ecco. Quindi sicuramente da parte mia ci sarà anche questo aiuto nei ragazzi più giovani, il fatto di capire che su questi campi, soprattutto quando si va in trasferta, no, si affrontano squadre ostiche, squadre che ti aspettano, partite rognose. Quindi noi dovremmo essere prima di tutto bravi ad equiparare il livello agonistico e poi sicuramente a livello tecnico, a livello tattico, qualcosina in più abbiamo degli altri. Ecco, oggi ci troviamo qui allo stadio Mario Colavolpe, su questo campo di gioco alle tue spalle c'è la tribuna. Questa tribuna che poi sarà piena di tifosi dalla prima giornata di campionato qui in casa, la prima sarà contro il Vicovaro, poi torneremo qui al Colavolpe. Ecco, che emozioni ti fa scaturire essere adesso, in questo momento qui e pensare che tra un paio di settimane questo stadio sarà pieno dei tifosi? Beh, io era una delle cose che ho sempre, diciamo, mi ha spinto anche a tornare qui è anche questa, no? Cercare di riportare la gente allo stadio, perché come dicevo io mi ricordo quando ero bambino gli anni della Serie D, gli anni in cui abbiamo sfiorato per parecchie volte la C e questo stadio era pieno, facevamo 4.000, 5.000, in trasferta io andavo da tutte le parti con mio padre, con gli amici, quindi ricordo quegli anni veramente in maniera bella, emozionante. Ricordo quando facemmo lo spareggio qui per andare in Serie D con lo stadio chiuso e la curva, praticamente i tifosi fecero rasare lì dietro la curva delle cannucce, ci mettemmo tutti lì dietro a tifare la squadra, quindi qui c'è veramente voglia e fame di calcio e questa è un'emozione indescrivibile. Noi speriamo di portare risultati e di riempire nuovamente lo stadio per riportare l'entusiasmo e la voglia che c'era a quei tempi. Da quando sei tornato qui a Terracina ti sarà capitato sicuramente di fare un giro, una passeggiata per il centro storico, comunque per Terracina. Voglio sapere da te le emozioni che hai vissuto passeggiando per la città e soprattutto anche il rapporto con i tifosi, che già si sono fatti sentire molto vicini a te il giorno del tuo annuncio. C'è stato un grande abbraccio da parte dei tifosi, però raccontaci un pochettino come è stato ripasseggiare per le vie di Terracina. Guarda, c'è un messaggio di un amico tifoso che un po' racchiude quello che dicevo poc'anzi, no? Lui mi dice: sono anni che ho messo nel cassetto sciarpa e guantoni e per le delusioni, per le cose che comunque un po' il Terracina. Dice: quando ho sentito il tuo nome e in me è scattata quella voglia di tornare e di venire a tifare il Terracina, mi ha detto: fammi gioire, fammi attaccare a quella ramatina e fammi godere del Terracina, no? Ed ecco, è un po', penso, la cosa che si respira in città, questa voglia di tornare allo stadio, di venire a tifare la propria squadra, la propria città. Quindi quando, passando per la città, sai, incontri l'amico: oh, quest'anno veramente stai qui, cavolo, torno anche io allo stadio. E quindi questa cosa mi inorgoglisce ancora di più, perché è un po' quello che dicevo prima, no? Riportare
la gente è qui, quindi cercare veramente di farli divertire e poi vediamo alla fine il campo che cosa dirà. Ecco, Massimiliano come si sente quando calca e quando si infila gli scarpini, quando calca il terreno di gioco? Com'è Massimiliano quando è in campo? Io fuori dal campo sono un ragazzo molto riservato, molto timido, cerco sempre di starmene un po' in disparte, no? In campo c'è un po' la trasformazione, perché per forza di cose devi essere più spavaldo, devi essere un trascinatore. E quindi, come si dice, poi in campo non ci sono amici. Mi è capitato spesso di giocare anche contro persone che conosci bene, però in campo non c'è amicizia. Finita la partita finisce tutto, ma in campo bisogna essere cattivi, bisogna essere determinati, bisogna essere vogliosi di portare a casa il risultato. Quindi Massimiliano diventa il calciatore nel momento in cui scende in campo e mette i scarpini. È un po' come quando il pugile mette i guantoni, no? Devi per forza di cose trasformarti e cercare di dare il massimo in quello che stai facendo in quel momento. Ecco, come ti stai trovando adesso con i compagni di squadra, con il mister, con lo staff? No, si sta creando veramente un bel gruppo, perché ci sono giovani vogliosi di imparare, che si mettono a disposizione. I grandi sono ragazzi veramente eccezionali, che anche loro sono venuti con molta umiltà e con molta voglia di fare. Si sta remando veramente tutti verso lo stesso obiettivo. Abbiamo fatto un grande ritiro, una grande preparazione, e adesso tocca solo trasformare tutta questa positività, tutta questo periodo di, chiamiamole, sofferenze, no? Perché quando si fa preparazione comunque si corre sotto al caldo, si fatica molto, per poi raggiungere appunto l'obiettivo, è quello la domenica, di cercare di vincere la partita. Quindi adesso ci siamo a ridosso della prima di campionato e siamo vogliosi di attuare tutto quello che abbiamo fatto in questo periodo. Ti posso chiedere come speri, anzi cosa ti auguri da questo inizio di campionato? Beh, mi auguro di partire subito con il piede giusto, perché se si parte con il piede giusto la stagione si incanala verso un binario che poi, diciamo, diviene tutto più semplice. La classica frase "vincere aiuta a vincere" è vero, perché la vittoria porta entusiasmo, porta voglia di fare qualcosa in più, una corsa in più per il compagno. Però dall'altra parte dobbiamo essere consapevoli che il campionato non inizia, cioè non finisce nelle prime giornate, e che se anche per qualsiasi motivo non dovessimo partire con il piede giusto, dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo, perché poi alla fine il campionato si decide all'ultima giornata. Quindi finché la matematica insomma non ci condanna oppure non ci premia, noi dovremo stare concentrati fino alla fine. Ecco, Massimiliano Carlini cosa si chiede, cosa chiede a se stesso per questa stagione? Io chiedo semplicemente di poter essere me stesso, di poter dare quello che sono riuscito a dare in tante piazze dove sono stato, perché veramente non ricordo da 18 anni a sta parte, che ormai faccio questo mestiere, una piazza dove sono stato criticato, dove sono stato insomma mal visto. Anzi, ho sempre fatto di alcune città la storia. Hanno tutti quanti un bel ricordo di me, perché in campo io do l'anima, do tutto me stesso, e a prescindere dal risultato io penso che il tifoso vuole questo, vuole che tu scendi in campo e ti sudi la maglietta, che quando finisce la partita, al di là del risultato, sanno che tu hai dato tutto quello che potevi dare e non possono che applaudirti. L'ultima, anzi o meglio la penultima che ti faccio, se c'è stato un ricordo particolare legato non solo alla città di Terracina ma anche al Terracina Calcio? Beh, un ricordo particolare di Terracina è sicuramente dove ho passato i miei 30 anni, il mio stabilimento, dove sono nato e cresciuto, dove è stata un po' la mia culla, perché io sono nato il 20 di agosto, sono nato proprio lì su quella spiaggia, sono cresciuto per tutta la vita lì su, e quindi per me, quando penso alla mia città, penso al mare, penso alla spiaggia, penso agli amici
che ho qui. Quindi il ricordo che porto dentro è questo. Massimiliano, un messaggio da capitano rivolto ai tuoi compagni di squadra e soprattutto ai tifosi. Allora, ai miei compagni di squadra posso dire, come dicevo prima, mettiamo il massimo in campo e problemi non ce ne saranno, perché siamo veramente una grande squadra, un grande gruppo, e sono convinto che dando il massimo alla fine tireremo fuori i risultati che tutti ci auspichiamo. Ai nostri tifosi, stateci vicino durante tutto l'arco del campionato, perché sicuramente ci saranno momenti difficili e la vostra vicinanza, il vostro supporto ci darà quella spinta in più per poterli superare tutti insieme. Quindi mi raccomando, tutti uniti e forza Terracina.